Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova intervista della Nuova Corrente, la piattaforma digitale dell'ufficio stampa del Liceo Cassini di Sanremo. Oggi siamo qui con Matteo Lupi, ex referente regionale di Libera, nonché presidente della SPES. Ringraziamo Matteo Lupi per questa intervista e gli diamo il benvenuto qui a Villa Magnolia. Per prima cosa vorremmo chiederti quale sia la funzione di Libera in Liguria e in Italia. Beh, Libera è una grande associazione di associazioni, quindi è una rete di realtà organizzate nel mondo del volontariato, di cooperative sociali e di scuole, che è impegnata ormai dal 1995 in tema di legalità democratica, quindi a promuovere la cultura della legalità dentro le scuole e nella società. Ognuno di noi, dice Libera e dice il suo fondatore Don Luigi Ciotti, ha un compito nel contrasto alle mafie. Il compito di un'associazione come Libera è quello di aiutare appunto la società civile a capire quali siano gli antidoti per conoscere l'infiltrazione mafiosa, contribuire quindi attraverso l'attenzione con la buona stampa, attraverso l'informazione, ai fenomeni mafiosi. Libera denuncia da ormai 24 anni l'esistenza diffusa delle mafie anche nel nord Italia e ne testimonia la presenza attraverso incontri con persone che hanno vissuto e contrastato le mafie sul territorio, quindi incontri con i testimoni di giustizia, quindi persone che hanno collaborato ai processi di mafia, con magistrati, con agenti di polizia e personalità che appunto insieme testimoniano la presenza della mafia anche nel nord Italia. Ecco, quindi un grande movimento di persone che muova le coscienze per fare contrasto culturale alle organizzazioni mafiose. Quindi che cosa significa nella vita di tutti i giorni combattere contro quei comportamenti che portano all'illegalità diffusa? Beh, intanto è battersi contro le indifferenze, l'indifferenza delle istituzioni, l'indifferenza della società organizzata, l'indifferenza dei cittadini verso il fenomeno. Cioè la mafia è forte laddove è grigia la società che sta intorno, non solo quelli che sono chiamati quotidianamente a contrastarla, quindi certo la debolezza della politica, la debolezza degli strumenti giudiziari, però anche la debolezza della cittadinanza, che deve essere più impegnata, più attenta, più unita nel contrasto culturale alla illegalità. L'illegalità per noi non è soltanto ovviamente legata al tema delle mafie, ma anche alla scarsa applicazione della Costituzione italiana e quindi dei suoi principi. Essere poco solidali, non battersi verso i diritti di tutti i cittadini, essere disattenti ai grandi fenomeni di povertà e di disagio che vive il nostro paese sono elementi che aiutano la mafia a essere più forte, proprio perché la mafia sa riconoscere come privilegio dei diritti sacrosanti che ogni cittadino deve ottenere dallo Stato. È quello che diceva il generale Dalla Chiesa nel 1982, prima di essere trucidato a Palermo, ma è ancora vero adesso. Cioè battiamoci per i diritti sanciti dalla Costituzione, perché in quei diritti ci sono anche gli antidoti per sconfiggere le mafie. Ecco, a tal proposito vorrei chiederti, ma è considerabile come colpevole una persona che, trovandosi ad esempio in difficoltà economica, comunque non vedendo tutelati i propri diritti, per sentirsi più a suo agio, per sentirsi più protetto, si allei con le mafie? Allora, questa è una bella provocazione e la domanda è sempre difficile da trovare una risposta che sia netta, però io te la do. Cioè, quando di fronte c'è la mafia, comunque l'alleanza con l'organizzazione mafiosa è sbagliata. Quindi anche di fronte alla situazione di difficoltà, di opacità delle istituzioni, di fronte anche alla difficoltà di trovare risposte efficaci, comunque affidarsi alle mafie è sbagliato. Quindi io ti dico di no, malgrado una provocazione molto stimolante. Detto questo, è evidente che ancora una volta ci troviamo di fronte alla difficoltà di tante persone che, a fronte delle fatiche di uno Stato, di una società, di dare delle risposte efficaci ai propri disagi, li va a trovare da un'altra parte. Però piuttosto si denunci, si faccia tutto quello che si può attraverso la stampa, attraverso la democrazia che è viva nel nostro paese, quindi l'associazionismo, per evitare di arrivare nelle mani e in braccio ai mafiosi, perché i mafiosi poi chiederanno sempre in cambio qualcosa di più grave, di più pesante, che inquinerà definitivamente la nostra vita.
Ma c'è abbastanza protezione per chi denuncia da parte dello Stato? Lo Stato ha degli strumenti sempre più efficaci. Da questo punto di vista la legislazione italiana è la più moderna. A livello europeo certamente noi diamo un contributo proprio agli altri Stati per avere una legislazione che sia sempre più efficace. Ad esempio nel campo della collaborazione con la giustizia i testimoni hanno da parte dello Stato una protezione e anche ovviamente una diaria che consenta loro di poter vivere in sicurezza e in serenità in località segrete. È stato approvato di recente da questo Parlamento, ormai chiuso, un codice antimafia che ha dato ulteriori strumenti. Quindi io dico, c'è ancora tanto da lavorare, ma ricordiamoci che la nostra giurisdizione, purtroppo nata nel sangue di tante vittime, cito Pio La Torre, il generale Dalla Chiesa, tanti giornalisti anche che si sono battuti contro le mafie, è una legislazione efficace in tema di confisca dei beni ai mafiosi e ai corrotti, in tema di testimoni di giustizia, quindi di sostegno ai testimoni di giustizia, in tema anche adesso appunto di contrasto alle mafie internazionali e quindi alla scoperta delle finanze, diciamo, depositate all'estero. Quindi una serie di misure che, come ci insegnava il giudice Falcone, ci consentono di dire che uno dei metodi più efficaci per condannare un mafioso è andare a tracciare il puzzo del denaro, quindi andare proprio a ricercare i conti correnti all'estero, andare a vedere dove i fonti e i redditi vengono nascosti. Su quelle tracce si trovano le prove, diciamo, delle colpevolezze. Quindi ecco, la nostra legislazione è una buona legislazione e ovviamente sempre da migliorare, ma ottima attualmente rispetto a quella che troviamo in altri paesi europei. Dunque, ma tu alla nostra età avevi già l'aspirazione a diventare referente regionale di Libera o a impegnarti con la SPES? Allora, guarda, ti devo dire che io ho dedicato tantissimo impegno e tanta passione allo studio e a quella abbinavo una passione grandissima verso la musica. E ai tempi del liceo anch'io mi sono impegnato come rappresentante di classe, quindi ho dato il mio contributo al gruppo teatrale. Comunque, diciamo, sono stato soprattutto impegnato come studente. E quindi poi questi germi di interesse verso un'attività di impegno sociale sono arrivati solo ai tempi dell'università. E quindi io vedevo i testimoni, coloro che venivano agli incontri scolastici con grande ammirazione e curiosità, ma non ancora con quel sentimento che poi invece l'impegno universitario, la vita torinese, diciamo così, mi hanno inculcato. Quindi è arrivato un po' dopo e da lì indubbiamente è stato un contagio. Quindi da quando ho compiuto i 20 anni in poi mi sono sempre interessato di volontariato e di impegno sociale. Molto bene, ringraziamo Matteo Lupi per questa intervista e se vi è piaciuta vi invitiamo a mettere like, nonché a seguirci sui nostri social, e ci trovate quindi su Facebook e su Instagram. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima intervista. Grazie a voi.